Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5 per un nuovo vlog, direi uno degli ultimi di questo anno 2021. Ebbene sì, oggi è venerdì 24 dicembre ragazzi 2021, mancano davvero pochi giorni per la fine dell'anno. Il 2022 si avvicina sempre di più, mi ricordo negli anni passati cosa si era abituati a fare sostanzialmente in questo periodo, beh insomma se ci si prepara per i festeggiamenti eccetera eccetera, e soprattutto a Capodanno ragazzi normalmente si organizzava una mega festa, ci si trovava con gli amici e ci si faceva, almeno noi eravamo abituati a fare così, gli auguri di uno strepitoso anno nuovo, e normalmente io auguravo sempre a tutti guadagni milionari e poi un autotreno a pieno carico di salute. Ebbene, quest'anno fare un augurio di questo tipo in occasione del Capodanno che ci sarà fra pochi giorni suona quasi come una presa per il culo, ragazzi, perché se parliamo di salute, ieri 23, giovedì 23 dicembre ho letto ci sono stati 50.000 contagi. Pochi giorni fa ho letto 13.000, mi sembrava già un cifrone allucinante, ebbene 50.000, quindi salute più o meno. Affari milionari ragazzi, allora, comunque guadagni milionari, io credo davvero che suona anche questo come una presa per il culo, semplicemente perché le prospettive in generale per l'Italia, per il prossimo anno che sta per arrivare, siano tutt'altro che rosee. Abbiamo già adesso avuto degli aumenti allucinanti per quello che riguarda, per esempio, il gas è aumentato del 50%, l'Enel, la corrente elettrica, l'ultima bolletta che mi è arrivata, ragazzi, ho notato una cifra talmente anomala che addirittura ho chiamato l'Enel per chiedere spiegazioni, mi hanno detto no, guarda, tutto così è aumentato da bestie, per cui bollette allucinanti, in più sti microcefali del governo che continuano a governare imperterriti da anni senza voti, mi riferisco a questi schifosi comunisti che abbiamo al governo, continuano a fare danni su danni, l'ho già detto in tanti altri video, lo ripeto anche in questo. Hanno leggermente ridotto le aliquote più basse IRPEF, però aumentando le aliquote più alte dal 41 al 43%, il che significa proprio demotivare qualunque tipo di azienda a crescere, a espandersi e ad assumere. Inoltre abbiamo uno scialacquamento di pubblico denaro, pensiamo soltanto alla storia schifosa degli immigrati che ha un qualcosa di vergognoso a dir poco. Abbiamo una gestione di tutto l'insieme della politica che fa schifo, oltretutto se penso alle restrizioni che già adesso stanno ipotizzando nel caso di una crescita, che sicuramente ci sarà ancora ulteriore dei contagi. Adesso c'è il Lancia Delta che gira, ma c'è anche la variante Omicron, si parlava già dopo il Natale di mettere di nuovo coprifuoco oppure limiti di orari a strutture tipo ristoranti e bar e strutture ricreative di vario genere. Insomma ragazzi, allora, queste festività, qual è lo scopo principale, più importante delle festività che stanno per venire, che sono già in corso? Sostanzialmente quello di creare un'economia, perché ragazzi c'è tanta economia che gira, pensiamo soltanto a tutto il settore alimentare, i vini, i panettoni, i regali in generale, poi i viaggi, le trasferte in località turistiche che potrebbero essere sciistiche o che alberghi, ristoranti, bar che hanno già patito le pene dell'inferno a causa delle schifose chiusure che hanno fatto nei tempi passati, hanno un bisogno vitale di lavorare, per cui proprio in questo periodo, cioè tra Natale, Capodanno, la Befana, abbiamo un'economia importante che gira, di cui l'Italia ha un bisogno veramente vitale. Bene, stanno già pensando di rompere il cazzo, bloccare, chiudere. Mi vengono in mente gli alberghi che abbiamo visto proprio l'estate scorsa in occasione di una trasferta a Garesio. Ragazzi, io ho perso persino il conto perché continuavo a girare, soprattutto mi ha colpito in modo particolare il paese di Garesio nel sud della provincia di Cuneo. Ebbene, c'era una caterva di alberghi e ristoranti, ma soprattutto alberghi chiusi, falliti, magari non tutti per il coronaminchia, però capite bene che comunque da chiusure temporanee, no? Senza sostanzialmente un minimo di rimborso, perché quelli che hanno dato da un punto di vista statale fanno veramente ridere, ebbene sono andati in fallimento, da chiusura temporanea siamo passati a chiusura definitiva, e non oso immaginare cosa succederà ancora
più avanti, già in questi giorni, dove le premesse sono veramente schifose. Dunque ci si prospetta un 2022 tutt'altro che roseo e prospero, come ci si augurava nei capodanni trascorsi. No, auguri, ti auguro guadagni milionari per il nuovo anno, una bomba di salute. Ebbene, quest'anno veramente non possiamo parlare così, ma non voglio assolutamente buttare giù il morale, rovinare le festività a nessuno, ci mancherebbe, anzi bisogna cercare sempre di non pensarci, perché l'unica cosa, essere positivi ragazzi, non ha molto senso in questo caso, perché significherebbe non essere realisti data questa situazione schifosa. Poi mi vengono in mente ancora cose abominevoli, tipo non lo so, l'aumento continuo del debito pubblico, la gestione orribile che fanno di tutta la politica economica in generale, questi microcefali che ci stanno governando. Abbiamo un debito che ormai è arrivato a 170 miliardi di euro, e cioè il 160% del PIL, per cui le premesse anche da un punto di vista di business, di economia per il futuro, per il prossimo anno, ma anche a quelli seguire, saranno veramente un qualcosa di schifoso. Ma come dicevo, non dobbiamo assolutamente abbatterci in questi giorni di festa, che sono utili anche per un altro motivo, ragazzi. Abbiamo, normalmente si tratta di un 2 settimane grosso modo, mal contate, insomma, tra il Cristo e la Befana, di tempo per poter, tempo prezioso tanto quanto il denaro naturalmente, per poterci dedicare alle nostre passioni. Nel mio caso le passioni sono ben più di una è proprio questa dei video, eccetera eccetera. A tal proposito, apro una piccola parentesi, non vi dico ancora nulla, una piccola anticipazione: ho acquisito, ho fatto un acquisto proprio ieri, sono andato in Torino, non vi dico le bestemmie che ho tirato, perché ho beccato uno dei giorni proprio pre-Cristo, i più impossibili, oltretutto c'era anche il blocco del traffico, tra l'altro anche del diesel Euro 5, voglio dire, c'è l'aria avvelenata, ma non solo in Torino, in ben 33 comuni di tutta la provincia. E questi cosa fanno? Fanno che bloccare, voglio dire, non è il PM10 di, o PM2,5 di questi 15 giorni sotto le feste, che comunque cambia il bilancio totale della qualità dell'aria complessiva di un intero anno. Ragazzi, non potete rompere il cazzo, la gente ha bisogno di muoversi per fare anche girare quell'economia, per fare gli acquisti eccetera eccetera. Questi blocchi mi sono altamente sbattuti i coglioni, anche perché per fortuna sono venuto a conoscenza del fatto che i posti di blocco, per fortuna, sono pochissimi o del tutto inesistenti. A parte questa parentesi, ho fatto un acquisto, un autocristo, come sono tipicamente abituato a fare tutti gli anni, e ho colto l'occasione per acquisire un prodotto professionale molto interessante, che è, direi, indispensabile in tutto l'ambito della gestione dei video e del canale YouTube. Ma non vi anticipo nulla, dicevo appunto, farò poi un video dedicato proprio solo per questo. Abbiamo in programma anche di fare una trasferta, un mini viaggio, dobbiamo ancora capire bene quale ponte, se fare quei 3 giorni a cavallo di Capodanno oppure a cavallo della Befana, ragazzi, non lo sappiamo ancora, dipende purtroppo anche molto dal meteo. Ho anche avuto difficoltà, ho già fatto un giro di telefonate per alberghi, ma tantissimi sono misteriosamente chiusi, altri sono pieni, altri ancora avrebbero posto, però è data la stagione e purtroppo il problema è sempre il meteo, perché potrebbe veramente fare nevicate, gelate, quindi condizioni avverse impedirebbero ogni sorta di trasferta, cosa che veramente non mi auguro, visto che già il ponte del 1° novembre, che avevamo già programmato da settembre, al 1° novembre andremo via 2 o 3 giorni in quel tale posto per sperimentare sempre zone nuove, come tipicamente noi facciamo. Ebbene, proprio regalo del Cristo, no? 2 giorni di pioggia ininterrotta. Notare che poi fino al giorno prima c'era sole, è passato il ponte, è ritornato il sole, manco a fare la posta, quindi fiumi di bestemmie anche per quello. L'8 dicembre, ragazzi, anche lì unico giorno isolato di neve, bello prima, bello dopo, manco a fare la posta. Speriamo almeno il Capodanno, oppure bisogna vedere, il ponte della Befana. Poi vi aggiornerò sicuramente con ulteriori vlog e ulteriori aggiornamenti. Comunque queste sono le previsioni, non pensiamo eccessivamente a tutte le problematiche che affliggono questo cavolo di paese in cui ci troviamo a vivere, Italia, gestito da dei
criminali microcefali veramente che abbiamo al governo. Pensiamo invece di innanzitutto festeggiare, perché fa piacere anche fare qualche cena, tra l'altro ne abbiamo una in programma molto importante proprio per questa sera, magari farò qualche vloggata, non lo so, vediamo, posso traiportare anche eventualmente Sony RX100 Mark VII con il fedelissimo Pixie. E poi nei prossimi giorni, insomma, ci sarà il tempo proprio da dedicare, innanzitutto da rilassarsi e da dedicare alle proprie passioni, ai propri interessi, cosa anche molto importante per distendere anche un attimino la mente dallo stress della routine quotidiana di tutto l'anno e preoccupazioni e bestemmie contro una cosa e bestemmie contro l'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, colgo l'occasione per augurarvi fantastiche festività, cercate di non pensare troppo a lungo, cosa che è sbagliato da un punto di vista di principio, ma in questo periodo forse è meglio pensare tanto quanto il naso, poco di più, perché sennò rischiamo ancora di rovinarci anche questi giorni, queste settimane di feste. Quindi buone festività, tantissimi auguri a tutti gli iscritti, che tra l'altro so perfettamente che parecchi di voi sono anche dei professionisti della fotografia e del video, e quindi presumo che voi abbiate anche modo e spero anche il tempo di potervi dedicare a questa attività eccezionale. Bene ragazzi, come al solito rinnovo l'invito a chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al canale, mi raccomando, i commenti sono sempre graditi. Ragazzi, al prossimo video, ciao!